c'è un'azione corale, c'è un atteggiamento propositivo da parte di tutti i ragazzi, quindi questo momento è un momento positivo, speriamo che prosegua. Oggi tre punti anche con 5 undicesimi cambiati rispetto a quella che era la formazione titolare, quindi un po' integrato nella scelta del mister. C'è una rosa nella quale tutti sono titolari. Nel momento in cui vengono scelte di mister, il mister ha detto chiaramente che mette in campo le persone che in quel momento sono più in forma. E quindi è chiaro che nessuno può giocare senza, diciamo, le sinerie, no? E poi ci stanno pure c'è un problema di resistenza fisica, quindi abbiamo una rosa che non è, come qualcuno ha detto, extra large, abbiamo una rosa che dice che può competere, ci può consigliare di competere in tutte le varie gare, perché insomma, in attacco abbiamo perlomeno 5 attaccanti, quindi possiamo ovviare tutti gli inconvenienti che dovessero gestire. Dare. Poi mi pare di capire che l'atteggiamento è sicuramente un atteggiamento volto a prevenire gli infortuni piuttosto che curarli. Senta, abbiamo letto che a Pescara la partita di domenica è molto attesa, forse pure troppo, ci sono problemi un po' bellicosi da parte della tifoseria. Lei pensa che possa esserci qualche problema da questo punto di vista? Io non penso. Non è che penso che ci saranno qualche problema. È chiaro che l'atteggiamento è un atteggiamento, alla luce di quello che mi viene riferito, che lascia da pensare sugli intenti. Mi auguro che tutti vogliano che si venga disputata una partita all'insegna del rispetto delle regole, che coloro che saranno sugli spalti per la stessa partita devono farlo in modo composto e in modo legale, e che comunque sicuramente la Lazio non consentirà a nessuno di violare le leggi a danno dei singoli appartenenti alle tifoserie Lazio nel momento in cui si dovessero comportare in modo corretto e dovessero subire delle situazioni non in linea con rispetto della legge. Quindi vogliamo sdrammatizzare, vogliamo fare un appello a tutti i tifosi di comportarsi in modo corretto, dove chiaramente la tifoseria deve rappresentare soltanto un momento di appartenenza, di compartecipazione passionale, ma non elementi di violenza e di violazione dei leggi. Questo lo dico per la mia tifoseria, ma mi auguro che accada anche per l'altra. E è tanto vero che non consentirò a nessuno di prevaricare dei conforti di comportamenti corretti da parte dei tifosi della Lazio nel momento in cui si dovessero comportare in modo corretto e dovessero subire dei soprusi che non sono in linea con rispetto a loro. Un commento adesso, sempre sulla scelta di questa Lazio. Io non voglio dire sempre Ederson, no. Io dico che questa è una Lazio dove ci sono delle individualità che stanno al servizio del collettivo. Questo deve essere lo spirito di gruppo, mi pare uno spirito che sta dimostrando man mano che si prosegue nel cammino, non solo del campione italiano ma anche delle competizioni europee, che è animato appunto da uno spirito coeso, da uno spirito determinato, da uno spirito di sacrificio, anche con un atteggiamento obiettivamente tranquillo e senza sottovalutare nessun avversario. Quindi penso che questi siano gli ingredienti, col supporto proprio della tifoseria, possono consentirci di poter proseguire nel cammino e magari sognare di raggiungere determinati obiettivi. È altrettanto vero che siamo abituati a vendere solo una storia di realtà, e quindi dobbiamo pensare che ogni partita è una storia a sé, ogni partita ha le sue difficoltà, ma già da oggi è vista una partita che è stata dominata dalla Lazio. Sono stati presi un palo, una traversa, un cuore purtroppo che non ha dato fine, che fino all'ultimo, insomma, però non è ben servito chiaramente la squadra, ma è tanto vero che però la parte più grande è che si chiude il penso che le partite vadano. Noi giochiamo per dare il massimo e per arrivare nella posizione migliore, poi non è che stabiliamo noi dove arriviamo. Purtroppo la squadra è stata allestita per competere a pari con tutti. Speriamo che questa potenzialità venga espressa sul campo dalla squadra e dimostrino appunto, diciamo, la squadra dimostri tutto il proprio valore, e augurandoci che i risultati dipendano dal valore espresso sul campo e non da fattori ponderati. Grazie. Prego.